Cecina, ospiti il nostro amico Tony, in compagnia del nostro altro amico Gianluca. Abbiamo sfruttato questa occasione per il fatto di venire qua nelle acque per provare a insegnare dei pesci alla Trainacro. Oggi tutto bene. Prendere un pesce qua in Toscana. Vogliamo farvi vedere. Vai, allora sì, abbiamo usato come lente superiore ma lenta del nylon di 254 mm di diametro, ottimo per la salvare. E come terminale col carbo rosa particolare 0,05. Poi alla buona la mare in mano, No, niente, noi diciamo che io uso l'ultimo spezzone di 2,5 metri, 3 circa, poi lo hardo, secondo me diciamo tutto il resto è precario, perché sono soldi che alla fine vengono buttati via, perché 2,5 metri, 3 bastano dalla lenza madre al terminale. Io uso 0,50 perché vediamo che mi faccio una pesca sprecante. Effettivamente, fortuna non fortuna, quello che sia, oggi ha dato del buttato. Ci sono di belle catture che poi vedete nei filmati dopo la genere. Io uso come solito, come consiglio che abbiamo avuto con Tony in data passata di una gara, fare una diciamo protezione sull'amo pesante. L'amo pesante perché la protezione ti porta a pescare con più piccini e avere sicuramente molto più cattivo per pescare con 60 o 60, magari avere un po' più vari meno incontri col pesce, perché magari e siamo andati avanti, e questo è quello che utilizziamo noi. Oggi siamo andati a testare la nuova canna Sunrise da trolling di Traina col Vivo, che secondo me è un ottimo oggetto, già detto nel video precedente, amatoriale, un ottimo oggetto di qualità, di attività, e tutto quello che può essere tutto quello che può essere sul filmato che arriverà, diciamo. Canna da trolling Winello Adet Raptor, quando si è perfetto, con 14, 27, 24 di costruzione. Ottimo mulinello, leggerezza, ma leggerezza. Diciamo qui che sei a top, cioè hai una temperatura che è nei limiti della leggerezza e della performance. Cioè, e poi puoi tirare pesci più nero. Pesci più nero. Il cane da Formula 1, anche per due pescatori da mondiale, insomma. Diciamo che con Tony non c'è stato un po' così blando, però. Abbiamo vinto il mondo, diciamo che si è vinto il campionato del mondo nel 2012. Anche Tony ha provato il canna, ma secondo te come ottima canna, ottima reazione e flessibilità, va bene. Secondo me oggi andava bene, domani usciremo per un'altra battuta di pesca per testare altre cose e poi dopo domani vediamo, si darà questo conto. Un saluto a tutti, arrivederci. Ciao. Vai. Ciao. Salve. No. Piacere, ma. Guarda, signora, la mamma di Tony. Ci siamo visti quella sera quando sono venuti. A mangiare la pizza e nevicava.
un po' che ho dormito, forse ho fatto peggio a dormire. Però... fatto bene a dormire un po', vai. Ragazzi, taglio che è una cosa, c'è il canale, ciao, c'è il bimbo, c'è l'estate, abbiamo un residuo, vedi, bravo, là. Ci sa la fila. Se no ci sono anche le mie come vuoi. Mi dispiace che qui l'attimo non posso mangiare, ci sono. È tipo per Orlando ci dispiace, ma non c'è. Per mangiare dove bisogna venire? Da Olimpo, da Olimpo. Ma che dicesi? Presso il locale? Da Olimpo. Ma che dicesi? Sempre lì. Se bagna la vita. Allora c'è un posto di mare. Insomma, ci si prova, dai. Diciamo così. Che per voi sarà dura di appanare 18, ma ci riuscite anche a fare. Cioè, mette te. Perché io? Perché te non sei tanto... Sì. Io mi vedo a te, no? Guarda, io lavoro dietro le quinte. Lo sai, un team è un team. Un team è un team, ragazzi. Che tanto diciamo potrebbe essere già mangiato? Diciamo più o meno sale e poi polline di pepe misti. Oh bravo. Bravo Lindo, temi caldo Lindo. Piatto cotto e mangiato. Grande Tony. Qui possiamo dire Tony. Pescato, preparato e fra un po' mangiato. Fra un po' mangiato. Un appetito. Manca solo la parola. Siamo?